Servono misure per garantire non solo la salute, ma anche l'occupazione. Con la chiusura nei settori della cultura e dello sport, con la drastica riduzione del lavoro per bar e ristorazione, si rischia di ricadere ai periodi di aprile e maggio e di tornare ad avere oltre 30.000 persone in cassa integrazione. Secondo le stime della CGIL, le conseguenze della semichiusura questa volta potranno essere anche peggiori. I settori del turismo e dei servizi, secondo il sindacato, pagheranno il conto più alto della crisi dopo una stagione estiva fortemente compromessa a causa delle restrizioni. Per non parlare degli oltre 7.000 stagionali, 4.000 solo in Versilia, che si sono trovati senza lavoro. E la nostra preoccupazione è che anche a questo giro si rivada sugli stessi numeri. Ecco, diciamo che oltre la metà dei cassa integrati sono lavoratori di quel settore lì, turismo, commercio e servizi. In questo momento, per fortuna, è stato prorogato il blocco dei licenziamenti a livello nazionale, quindi fino alla fine di gennaio nessuno sarà licenziato. Il problema vero è che specialmente nel settore del turismo, ma anche nel commercio, tanti lavoratori stagionali che venivano chiamati a fare la stagione non sono stati neanche chiamati. In provincia di Lucca, il settore cartario ha salvato molti lavoratori grazie alla produzione della carta anche ad uso sanitario. Sì, è quello che ha permesso alla nostra provincia di pagare un prezzo meno alto, sempre comunque importante, ma meno alto nel settore degli occupati diretti.